Sacro e profano spesso convivono in particolari occasioni e ricorrenze. I confini spesso diventano molto sottili e si sfumano uno nell'altro fino a confondersi. Avviene già per il Natale e anche la Pasqua non è scevra da queste miscellanee. Aspetti liturgici ed evocativi della passione di Cristo che convivono con le più terrene fatiche e sofferenze degli sportivi, come in una corsa podistica o ad una partita di calcetto, obbligando fedeli e non a delle scelte o a delle privazioni. A Urbino, un'antichissima processione che arriva nella chiesa di San Domenico, mai interrotta, nemmeno in tempo di guerra, è stata scalzata da una stracittadina, una gara sportiva che invade il percorso della Sacra Rappresentazione proprio nella Domenica delle Palme ed è stata autorizzata dall'amministrazione comunale. Svista, dimenticanza, sbadataggine, sta di fatto che ormai la frittata è fatta e tra l'imbarazzo di tutti, arcidiocesi, sindaco, amministratori, si è cercato di trovare una soluzione che accontentasse tutti, ma nell'accontentare tutti si scontenta anche tutti e così i confini e le sfumature diventano sottili, come dicevamo. L'evento religioso dovrà convivere con quello sportivo. I due momenti dovranno dividersi la piazza, canti religiosi e tifo nella bellissima piazza Urbinate. Nella più vicina Calcinelli, una società sportiva dilettantistica di calcio per i suoi giovani atleti, ha calendarizzato per la Domenica delle Palme un incontro amichevole in una compagine di Urbania, obbligando così genitori e ragazzi ad una scelta, la trasferta o la benedizione delle palme, conflitti anziché comunioni. Chiunque vince in questi casi perde qualcosa.